Salve, ancora una volta qui il vostro Sant'Enchan che vi parla. Beh, vi lascio questa breve esternazione. E in questi giorni vi ho parlato di come avessi ascoltato in internet di complotti mondiali, cospirazioni mondiali per governare le masse. E si parla di ultrasuoni, infrasuoni, infiltrati, alieni, massoni, illuminati, Santa Rosa Croce, OGM e strisce. Ma la verità è che, per esempio, le uniche strisce con le quali qualcuno potrebbe dominare la gente sono quelle di coca che sempre più persone consumano. Quindi, perché nessuno fa niente per allertare la popolazione sui rischi di fare troppo tardi ogni notte e di consumare stupefacenti, droghe, barbiturici, farmaci psicotropici o neurologici, alcol, e fare delle miscele con alcol, farmaci, droghe? Una volta, tanto nel Terzo Reich, come in Nord America, quando si volevano torturare i prigionieri perché parlassero, gli si faceva fare del movimento incessantemente. Gli si faceva ascoltare musica assordante tutto il tempo e gli si dava psicofarmaci, incluso l'alcol, le droghe tipo allucinogene e l'LSD. Era considerata una tortura. Adesso molti giovani e meno giovani si sottopongono volontariamente a quel trattamento chiamandolo diversione, sballo. E questa è la cosa grave. Beh, lascio qui la mia riflessione. Ciao.